Mister, cominciamo dall'episodio che ha caratterizzato il primo tempo, anche in tribuna, grande indecisione, sembrava che Carcione fosse stato ammonito due volte dal campo, che sensazioni ha avuto lei? Sì, Carcione è stato ammonito due volte, l'arbitro ha sbagliato e si è accorto dopo di avere commesso un errore, e per cui avremmo giocato in superiorità numerica, però questo vabbè, è stato un episodio. Quello che mi piace più raccontare è che la mia squadra ha pareggiato una partita meritata, perché la perdere sarebbe stata una beffa, contro una buona squadra, e prendiamoci questo pareggio e poi vedremo cosa succederà. Ecco, mister, non voglio insomma, portarla troppo su questo tema, ma capirà che è molto caldo. Il Pavia ha intenzione di presentare un ricorso adesso per questo episodio? Beh, faremo le valutazioni del caso, perché se errore c'è stato è giusto che l'errore tecnico venga preso in considerazione. Poi io faccio l'allenatore, queste cose le lascio ad altre persone che sono più competenti di me, però si valuterà il caso, ecco, perché insomma ci stiamo giocando qualcosa di importante, e lasciare 3 punti ad Arezzo mi darebbe fastidio. Poi magari posso tornare ad Arezzo e perdere la partita e potevo accontentarmi di un punto, però avere la possibilità di giocarmi 3 punti, io preferisco tutta la vita giocarmi 3 punti. Ecco, lei ci ha parlato con l'arbitro, mister, in io campo? L'ho salutato. No, in campo no, l'ho salutato alla fine, gli ho fatto i complimenti, perché per me questo è un bravo arbitro, veramente, uno degli arbitri più bravi che ho trovato in categoria. E nel fargli i complimenti lui mi ha detto: no, oggi non sono stato tanto bravo, basta, io non sono voluto andare nell'episodio, perché mi sembra giusto che lui faccia le sue valutazioni, per cui lui mi ha risposto così. E io l'ho salutato e basta. Ecco, mi dice perché prima ha detto che questo pareggio le sta stretto, mister, oggi? Perché se dico che nel primo tempo l'Arezzo non ci ha mai inserito, nel secondo in vantaggio è stato schiacciato nella sua area senza farci un tiro in porta degno di nota, penso che non offendo nessuno nel dire che la mia squadra oggi ha fatto una partita di grande livello e di grande spessore. Poi nel calcio contano i gol, la partita è finita 1-1 e ognuno può raccontare quello che vuole, però penso che oggi se c'era una squadra che doveva vincere, quella eravamo noi, calcolando che poi abbiamo fatto gol alla fine, allora uno può dire accontentati del pareggio, però per il volume di gioco, per come è stata la partita in campo, penso che avremmo meritato qualcosa in più. Ecco, se l'aspettava così comunque la partita, anche tatticamente, da parte dell'Arezzo? Sì, l'Arezzo è questo, è una squadra rognosa, una squadra che lotta, che corre e che impegna tutte le squadre fino alla fine, per cui sapevo che trovavamo una squadra di questa caratura, di questo livello, e l'abbiamo affrontata secondo me bene, perché senza l'episodio del 45esimo primo tempo, se c'era una squadra che doveva vincere eravamo noi. E poi dopo il secondo tempo siamo andati in campo facendo ancora la stessa partita che abbiamo fatto in primo tempo, e sfortunatamente abbiamo raggiunto il pareggio alla fine e con l'uomo in meno, perché Pederzoli era infortunato. Ecco, analizziamola così: avessimo fatto gol prima, magari la partita sarebbe andata diversamente.